Allora, buongiorno a tutti. Allora, seduta di prosecuzione di giorno 9 luglio. Invito il consigliere giovane, vista l'assenza del segretario amministrativo, il consigliere giovane Romano, a chiamare l'appello. Prego, segretario Romano. Frascapolara. Amore. Presente, autorizzo la registrazione. Presente, autorizzo la registrazione. Di Napoli. Presente, autorizzo la registrazione. Forzinetti. Assente. Gallè. Presente, autorizzo la registrazione. Governale. Presente, autorizzo la registrazione. Longo. Presente, autorizzo la registrazione. Palumbo. Presente, autorizzo la registrazione. Romano, sono io, presente, autorizzo la registrazione. Schembri. Presente, autorizzo la registrazione. Allora, presidente, 9 presenti, 1 assente. Ok, quindi 9 presenti, 1 assente Forzinetti. E allora, vista la presenza del numero legale, dichiaro aperta la seduta odierna di prosecuzione. Allora, preliminarmente passo alla nomina del collegio degli scrutatori. Quindi propongo come consiglieri scrutatori i consiglieri Amore, Schembri e Di Napoli. Ci sono osservazioni o obiezioni rispetto a questa proposta? Allora, non vi sono obiezioni e quindi il consiglio nomina questo collegio di scrutatori, così composto, ripeto, dai consiglieri Di Napoli, Amore e Schembri. Allora, eravamo, credo, al punto, numero 1, comunicazioni. Allora, volevo comunicare che, anche a seguito di una, fitta, corrispondenza, scaturita da una segnalazione del consigliere Palumbo, poi ieri è arrivata anche a me un riscontro, diciamo, da parte dell'ufficio traffico. Insomma, l'intervento di a posizione della segnaletica orizzontale delimitante gli stalli blu a spina di pesce in via Omodei, credo che sia stata completata. Si trattava di un intervento che non era stato ancora effettuato, nonostante l'ordinanza di modifica al senso di marcia di via Omodei nel tratto compreso tra la via Leonardo Ximenes, grazie, e la via Ugo Bassi. Quindi, se ho capito bene, anche da feedback che mi sono arrivati, l'intervento è stato effettuato. Il consigliere Palumbo è al corrente, conferma. Sinceramente devo appurare perché non sono passato nella zona. Ok, va bene. Comunque le volevo dire che ho avuto Sì, questo. infatti. Perché ieri ho mandato un sollecito direttamente anche alla RAP, mettendo in conoscenza lei proprio per questo motivo, perché si sta creando solo disordine. Ecco, fortunatamente da quello che dicono hanno completato l'intervento, ben venga. Ok, sì, dovrebbe essere completato le strisce blu. A spina di pesce, lato destro della carreggiata. Scusate un attimo.
Allora, scusate, sì, ci sono quindi comunicazioni da parte dei consiglieri? Sì, Presidente. Prego, consigliere Long. Anch'io ho una comunicazione, Presidente. Allora, io ho due comunicazioni, Presidente, per cui vorrei condividere delle foto. La prima... Va bene. Sì, grazie. La prima, Presidente, è una comunicazione relativa alle montagne di rifiuti che ci sono in diversi siti di via Enrico Albanese. Procedo a condividere lo schermo. Questo è un sito all'altezza Fronte Civico 72-74 di Via Albanese. E a pochi passi da qui c'è un'altra discarica, ancora più impressionante, all'altezza dell'intersezione con la via Ettore Ximenes. Allora, ovviamente noi, Presidente, non siamo semplici cittadini, ma siamo un organo istituzionale, siamo consiglieri di circoscrizione, lei è Presidente di circoscrizione. Allora, al di là di segnalare queste anomalie, che non sono solo anomalie, ma sono veri e propri attentati al decoro e alla dignità di tutti, però dobbiamo chiederci come si arriva a questo punto. Cioè, noi sappiamo, Presidente, lei lo sa, che la via Enrico Albanese è una strada in cui dovrebbe svolgersi il conferimento dei rifiuti attraverso la regola del porta a porta, ma per qualche motivo si svolge il conferimento dei rifiuti marciapiede a marciapiede. E se... come in questo periodo la RAP allenta i turni ordinari ormai di raccolta direttamente sul marciapiede a mezzo di come si chiama, l'attrezzo, la ruspa, per raccogliere i sacchetti che ormai per prassi tutti i commercianti e i residenti della zona accumulano e gettano direttamente sul marciapiede in barba alle ordinanze in vigore, ovviamente si creano queste patologie e queste situazioni assolutamente intollerabili. Allora io volevo porre sull'argomento due domande. La prima, se la RAP in via Enrico Albanese effettua i turni ordinari di raccolta porta a porta in base a quanto dispongono le ordinanze in vigore. Due, quali controlli e quali sanzioni sono state fatte in via Enrico Albanese in questi giorni in cui, ovviamente, come testimoniano ed esprimono queste inequivocabili fotografie, ad ogni ora del giorno e della notte residenti e commercianti gettano ogni sorta di rifiuto indifferenziato all'angolo, a ogni angolo e a ogni tratto di marciapiede. Questa è la prima comunicazione, Presidente. Io non so se lei ritiene che sia più congeniale procedere a una risposta sul punto adesso e poi procedere con l'altra comunicazione. Rispondo volentieri, fermo restando che io sono come lei stato contattato dai cittadini che risiedono in quest'area. Lei ha descritto bene lo stato
dei luoghi. Ho parlato questa mattina con la RAP proprio per quanto riguarda la via Albanese, perché mi sono recato pure io in via Albanese e ho fatto pure io delle foto. Io non posso condividerle sullo schermo, però ve le condivido queste foto su WhatsApp, perché sono al corrente di questo scempio che si trascina da diversi giorni. Come lei ha detto, basterebbe avere una pattuglia collocata lì per elevare contravvenzione a quanti non rispettano i turni di raccolta del porta a porta. Dopodiché purtroppo la raccolta differenziata al Borgo Vecchio non riesce a decollare, non riesce ad essere condivisa dai cittadini. Più volte noi abbiamo segnalato che la raccolta differenziata avrebbe incontrato delle difficoltà al Borgo Vecchio. E poi c'è anche questa strada via Albanese che divide sostanzialmente una parte del borgo dall'altra, e quindi si trova a essere lo spartiacque tra due anche aree porta a porta, perché, come dire, al di qua del via Albanese è il porta a porta 2, al di là è porta a porta 1, quindi hanno turni di raccolta diversi. E il vetro in un sito nel porta a porta 1 ci sono le campane, nel porta a porta 2 non ci sono le campane. Se uno si permette di dire che bisognerebbe fare un sistema misto, viene visto come qualcuno che vuole andare contro le regole, contro la differenziata, ma in realtà la differenziata in alcune zone stenta a decollare. Questo sistema sta producendo un peggioramento delle condizioni igienico-sanitarie della città. L'unica cosa che le posso dire è che ha usato la parola conferimento. In realtà, comunque, come mi hanno corretto in precedenza, io mi faccio portavoce di questa. Si tratta non tanto di un conferimento quanto di abbandoni di rifiuti sul suolo pubblico, e come tali vanno sanzionati. Lei forse diceva conferimento, come dire, in modo ironico. Si tratta di abbandoni. E purtroppo non è un episodio isolato, perché la RAP passa da lì una volta a settimana a togliere queste discariche. Evidentemente non sarà passata per le ragioni che noi conosciamo, legate alle difficoltà della RAP, e quindi si è fatto questo accumulo. Io ho parlato con un funzionario del servizio raccolta differenziata e mi ha detto che domani mattina l'area verrà pulita, ma al netto dell'intervento della RAP è evidente che comunque il marciapiede sarà impraticabile, perché ovviamente è una discarica a cielo aperto, quindi rimarranno i cattivi odori, rimarrà un marciapiede assolutamente impregnato di degli umori, dei sacchetti, dei liquami, dei sacchetti. Quindi è evidente, non è che è sufficiente un intervento con la ruspa. E comunque, in ogni caso, dall'indomani in poi continueranno a ributtare i rifiuti indifferenziati lì. Noi mi pare che abbiamo dato l'allarme sin dall'inizio, quando si è potuto fare il porta a porta. Abbiamo partecipato alle riunioni, ai tavoli tecnici, abbiamo fatto la nostra parte, riunioni, abbiamo organizzato la distribuzione dei kit grazie alla generosità
di Don Antonio della parrocchia di Santa Lucia, tutte azioni finalizzate a utilizzare il servizio del porta a porta, però evidentemente non siamo riusciti ad arrivare dappertutto. Se la RAP poi non fa il porta a porta, questo bisogna verificarlo. Se ci sono dei palazzi dove viene saltato, dove saltano, io laddove ricevo delle segnalazioni le inoltro alla RAP. Se non ricevo le segnalazioni, io non riesco a prevedere, ecco, questi eventuali disservizi. Dopodiché i problemi sono noti: la mancata distribuzione dei bidoni ai palazzi che hanno meno di 8 appartamenti, e ce ne sono parecchi al Borgo Vecchio, anche la quasi totalità sono palazzi che non hanno i bidoni. Tutte cose che abbiamo detto e ridetto, ma l'amministrazione non sembra preoccuparsi di questi aspetti. Possiamo chiedere ai vigili di mettersi con un'autocivetta in via Albanese all'altezza della via Leonardo Ximenes, via Ettore Ximenes. Io credo che sia via Leonardo quella parte là. No, Ettore. Vabbè, però Leonardo, vabbè. Non so se la RAP i siti li conosce abbastanza bene, del resto. Di Ettore Ximenes. Va bene. E la RAP li conosce bene. Sono i vigili che devono intervenire in questo caso. Quindi è ai vigili che non c'è più oggi, che la RAP interverrà a pulire. Presidente, io quello che non vorrei è che se i vigili fermano un residente con il sacchetto in mano, il cittadino contesti che la RAP non passa per i turni di raccolta porta a porta differenziata. Guardi, consigliere, uno può contestare nelle forme previste dal codice della strada, dalla normativa, ma che un vigile non contravvenga un cittadino perché il cittadino mette avanti, mi pare... Non parlo dal punto di vista giuridico, perché ovviamente non è una giustificazione, parlo dal punto di vista politico, perché se poi venisse fuori che si fanno le multe ai cittadini laddove nelle zone, per esempio via Enrico Albanese, in cui si dovesse verificare che la RAP non rispetta i turni di raccolta differenziata porta a porta come da ordinanza, dal punto di vista politico e non giuridico sarebbe un problema. Per cui io eventualmente le chiedo di contattare i vertici della RAP per fare una verifica con lei come presidente, o anche se c'è la disponibilità all'interno di una seduta di consiglio, per avere delle notizie certe e per fare un briefing sulla raccolta differenziata porta a porta all'interno del quartiere dell'ottava circoscrizione Borgo Vecchio, che tra l'altro coinvolge anche strade come la via Enrico Albanese, che, come diceva lei, sono a confine col Borgo Vecchio, ma non fanno parte in pianta stabile, o comunque non sono immediatamente ricollegabili alla borgata, al quartiere del Borgo Vecchio. Perché io sono d'accordo con lei, però io dico una cosa, l'ho interrotta. Secondo me, noi conosciamo il territorio, conosciamo anche la genesi di questo porta a porta, è proprio perché la via Albanese è una strada che fa da spartiacque, come lei ha appena ricordato. Secondo me, ma la mia è una opinione, ma comunque è anche un'opinione di una persona che comunque gira per il territorio, quei rifiuti non sono derivanti da un disservizio in via Enrico Albanese. Quei rifiuti vengono prevalentemente abbandonati in quel sito dalle traverse che ricadono nel cosiddetto porta a porta 2 nel Borgo Vecchio,
Quindi via Ximenes, via Raffaele, via Presidente, io Uva. le ho fatto vedere due foto appositamente, perché se è vero che quella montagna di rifiuti all'altezza dell'intersezione con via Ettore Ximenes può essere addebitabile ai residenti del quartiere, delle traversine del quartiere Borgovecchio che sboccano in via Enrico Albanese, l'altro cumulo, quello all'altezza, come ho precisato, dei civici 72-74, fronte civici 72-74 di via Albanese, in realtà, secondo me, sono riferibili ai residenti di via Enrico Albanese, perché a quell'altezza non ci sono traverse che sboccano dal quartiere del Borgo Vecchio. E il mio dubbio, che adesso esplicito in maniera chiara, più chiara, è che nel gioco del serpente che si morde la coda, la RAP, visto che in via Enrico Albanese si rispetta poco l'ordinanza sul conferimento porta a porta, potrebbe avere preso la decisione di non passare più con i turni relativi all'ordinanza in vigenza. Questo è un mio dubbio, che ovviamente, come lei comprende, vorrei chiarire in termini più certi. Perché il sottoscritto in qualità di consigliere dell'ottava circoscrizione vorrebbe comunque che gli organi di controllo che dovrebbero essere più presenti in via Enrico Albanese per evitare queste situazioni avessero il sostegno di un'azienda municipalizzata che gestisce il servizio, la RAP, che comunque sia inattaccabile sul tema dell'adempimento rispetto ai turni che spettano alla RAP. Allora, la tua esigenza è un'esigenza che avverto pure io. Ripeto, io non ho ricevuto delle segnalazioni da parte dei residenti di Via Albanese sul mancato rispetto dei turni. Ciò non di meno, il dubbio che lei, la domanda che lei pone è una domanda assolutamente legittima, fermo restando comunque che i controlli andrebbero fatti e la Polizia Municipale controlli ne fa pochi, se non pochissimi, soprattutto in quest'area. Si sono concentrati in via della Regione Siciliana, ma non hanno capito che il cuore della città è in condizioni pietose, ma lo fanno solamente per una questione di come dire, polemiche con i comuni del circondario e quindi non guardano la propria, guardano come dire, quanti vengono dagli altri comuni a sporcare a Palermo e non vedono invece poi quello che succede al centro della città e non solo. E detto questo, vediamo la RAP. Chiederò alla RAP se vi è un problema riguardo al porta a porta in via Albanese. Non so nemmeno se la via Albanese, il lato civico pari è porta a porta 2 e il lato civico dispari è porta a porta 1. Ci capiamo poco pure noi. Figuriamoci i cittadini ai quali dobbiamo dare delle risposte, perché tale la farraginosità di questi provvedimenti, l'illogicità di questi provvedimenti, che anche noi abbiamo difficoltà, perché io ancora non ho realmente ben capito se un lato della via Albanese è porta a porta 2 e l'altro è porta a porta 1. Credo che siano entrambi porta a porta 1. Quindi via Albanese è porta a porta 1 con le campane del vetro, poi in via Ximenes, quindi all'angolo già è porta a porta 2. Quindi hanno anche turni di raccolta differenti. Comunque, al netto di questo, poi si formano queste montagne di rifiuti che comunque vengono buttati dove non, c'è il muro di cinta della Serit, se ho capito bene, insomma, quello è quell'ufficio. Comunque,
chiederò alla RAP se ci sono dei disservizi sul porta a porta sulla via Albanese. Chiedo bene, consigliere. E allora, consigliere Scempri, un attimo solo, perché il consigliere Longo aveva due comunicazioni. Sì, la seconda posso? Prego, prego. Prego, prego. Sì. La seconda, condivido altre due foto che si riferiscono a dei lavori che sono attualmente in corso a cura dell'amministrazione per la manutenzione straordinaria dell'aiuola spartitraffico di via Autonomia Siciliana, altezza via D'Amelio, quindi di preciso largo Enrico La Loggia. Il presidente so che è perfettamente a conoscenza di questi lavori in corso. E tra l'altro è un'area di cui sia il presidente che il consiglio in passato si è occupato per chiederne la riqualificazione e la manutenzione straordinaria, perché gli alberi che insistono su quest'area, le radici degli alberi avevano danneggiato e dissestato il marciapiede, per cui da tempo era impraticabile e recintato. È una proposta che è stata portata avanti anche da alcune associazioni e tra l'altro dovrebbe anche in qualche modo sicuramente un'accelerazione di questo progetto di manutenzione straordinaria c'è stato in vista della prossima ricorrenza dell'anniversario del 19 luglio. Non so, sinceramente, non so se il Presidente ha notizie in merito, se si riuscirà a completare l'opera entro appunto questi pochi giorni, questi 10 giorni che mancano all'annuale cerimoniale di memoria della strage di Via D'Amelio. Però è ovvio che è un argomento che sicuramente interessa la nostra circoscrizione. Vorrei appunto condividere sullo schermo due foto che servono anche a tutto il Consiglio e a chi eventualmente ci guarda e ci ascolta per capire di cosa si tratta. Sono due foto, una attualmente dei lavori in corso che ci ricordano anche qual è l'area di cui stiamo parlando, che è abbastanza nota perché la via Autonomia Siciliana è una strada di passaggio dell'ottava circoscrizione tra il quartiere Libertà e il quartiere Monte Pellegrino. Vedete che i lavori sono particolarmente in corso, nel senso che c'è una squadra che lavora quotidianamente sui luoghi. E poi volevo presentare appunto a tutto il Consiglio il rendering di quello che sarebbe il progetto con il prodotto finito, che appunto prevede l'impianto di un prato con un masso a memoria di alcune donne che hanno un forte riferimento con il luogo della memoria di Via D'Amelio. Quindi ovviamente chiaramente ci saranno, spero, degli sviluppi da qui al 19 luglio. Ripeto, non so se il programma prevede una definizione dei lavori entro il 19 luglio e rispetto a questo interrogativo chiedo al Presidente se abbia magari ulteriori informazioni. E poi un'ultima cosa, mi pare di avere visto che la potatura degli alberi di via Autonomia Siciliana si sia interrotta, o sbaglio, che era stata iniziata proprio partendo dall'angolo con via D'Amelio, mi pare che sia ferma a 4 o 5 alberi a partire dall'angolo e che non sia proseguita, ma anche di questo chiedo informazione al Presidente, grazie. Allora, consigliere Longo, facciamo una cosa, facciamo intervenire il consigliere Scembri che è prenotato e poi casomai intervengo io. Prego, consigliere Scembri. Grazie Presidente. Io Presidente volevo innanzitutto comunicare che in via Guglielmo Peralta le operazioni di serbo sono state effettuate. Quindi c'è quella programmazione che
è stata mandata alla RAP relativa ai diserbi di giugno e luglio. Procede perché anche altre vie interessate in ottava sono state diserbate, quindi in linea di massima questo tipo di servizio così strutturato va bene. Per quel che riguarda il problema dell'abbandono dei rifiuti in via Albanese, io ricordo al Consiglio che non c'è soltanto la via Albanese che è interessata da questo fenomeno, ma c'è la via Gervasi, c'è la via Ximenes, c'era la via Modei, c'è Piazza della Pace, quindi tutta la zona del Borgo Vecchio è interessata da questo fenomeno. Io in passato ho avuto un incontro con un responsabile della RAP per una bonifica che stavano effettuando in via Gervasi. E questo responsabile mi ha detto che a parole molto esplicite, che l'amministrazione comunale deve decidere se in quella zona vuole effettuare il porta a porta o vuole effettuare la raccolta ordinaria come avveniva prima, perché tutte e due cose non si possono fare. Quindi, o il comune si dota di strumenti per contrastare questo fenomeno, perché di fatto al Borgo Vecchio la raccolta differenziata, il porta a porta, non viene fatto. È inutile che ci nascondiamo dietro un dito. Non viene fatto, o viene fatto da una minoranza proprio spicciola rispetto ai cumuli di rifiuti che giornalmente in tutti questi posti che ho elencato vengono raccolte da bonifiche straordinarie, che ricordo hanno un costo per la RAP e che ricordo anche la RAP non può effettuare perché non ha né i mezzi né gli operatori per garantire entrambi i servizi, perché da anni, da quando è partito il porta a porta nella zona Borgo Vecchio e limitrofi, questo servizio è stato sempre sdoppiato, perché noi abbiamo avuto sempre richieste di bonifiche straordinarie in siti che invece dovrebbero essere serviti al porta a porta. Quello che dice il consigliere Longo è giusto, è possibile che la RAP, dovendo garantire entrambi i servizi, abbia allentato il porta a porta. È possibile, io non ne sono certo e non ne sono sicuro, ma non mi stranizzerei, perché l'azienda non è in grado in questo momento e nelle condizioni in cui versa di poter garantire entrambi i servizi. E questo, Presidente, è sotto gli occhi di tutti. Quali sarebbero entrambi i servizi? Entrambi i Scusi. servizi, il porta a porta e la raccolta straordinaria con i cumuli di rifiuti che giornalmente vengono accatastati sui marciapiedi, perché il servizio porta a porta lo devi garantire normalmente per legge, mentre invece le bonifiche straordinarie le devi fare per questioni di igienico-sanitarie e perché giustamente non puoi lasciare la città un Ma non letamaio. è un Quindi di servizio fatto sono due servizi, Presidente, non è che uno. Perché, allora mi deve dire una cosa, Presidente, perché in via Ma Marchese chi ce 1, l'avete con in via me? Libertà, in via Siracusa, questo non avviene? E per quale motivo? Perché non avviene? Perché c'è più civiltà, non ci sono dubbi e non è che il servizio lì non funziona. Sotto casa mia, io abito in via Domenico Di Marco, può succedere qualche disservizio, ma in linea di massima, in un anno può succedere una volta, due volte, tre volte. In linea di massima funziona. Sotto casa del consigliere Longo, che è vicino alla via Albanese, funziona il servizio porta a porta. Ma perché dobbiamo Consigliere parlare Longo, della casa funziona. del... Vabbè, comunque. Dico, ma perché vi state a stranizzare di una situazione che è sotto gli occhi di tutti? Perché di fatto al Borgo Vecchio la raccolta differenziata non viene effettuata, o la fanno pochissime persone. Ma visto anche con gli occhi miei, Presidente, di persone che prendono i contenitori usciti dalle attività commerciali e li svuotano sopra le cataste di immondizia in pieno giorno. E nessuno che controlla, nessuno che li verbalizza, nessuno che prende provvedimenti. Non è che c'è. È così è in via Rosario Riolo, è così è in altre centinaia di strade. Appena ti allarghi un po' dal centro, è così. Purtroppo è una questione che difficilmente si riesce a debellare se non ci sono i dovuti controlli. Le abbiamo richieste più volte, ma purtroppo non tardano ad arrivare. E quindi questa è la situazione. Chiedere all'azienda in questo momento di garantire bonifiche continue, perché di fatto poi vengono fatte, perché ricordiamoci che in Via Modei ogni settimana arrivava una pala meccanica e un camion per raccogliere i rifiuti. Non è che la RAP non li garantiva questi, ma non lo potrà fare sempre. Magari salterà perché avrà gli operatori impegnati a Mondello, li avrà impegnati in altri siti. Questo, Va bene. Presidente, è sotto gli occhi di tutti. Grazie, consigliere Schembi, si è finito. Allora,
Consigliere Palumbo, visto che siete in vena di fare comunicazioni sul tema dei rifiuti, immagino che la sua riguarderà i rifiuti al Borgo Vecchio. Prego, l'ascolto. Presidente, io ho una comunicazione che le ho mandato via San Martino Civico 2 degli ingombranti abbandonati, ma l'oggetto della richiesta di parola volevo sapere da lei in merito all'interrogazione con risposta scritta che ho presentato il 1 giugno in merito alla mancata pubblicazione dell'avviso per quanto attiene la manifestazione di interesse per la costituzione dei comitati educativi, perché mi sono confrontato un po' con gli uffici, ho ricevuto anche qualche telefonata dagli uffici che volevano sapere da noi che fine avessimo fatto. Ora, fermo restando una serie di problematiche che giustamente lei, in qualità di presidente, si è trovato ultimamente a dover gestire lungo e largo, questa è una cosa che a mio avviso dovremmo attenzionare perché stiamo parlando comunque di un specifico mandato che ci è stato dato come circoscrizione, quella di costituzione del comitato educativo. Quindi finché dipende da terzi, chiaramente là possiamo noi chiaramente lamentarci dell'inefficienza, ma quando è una cosa che dipende esclusivamente da noi, vorrei capire quando verrà fatta, ecco, questo avviso, così da dare, diciamo, attuazione alla delibera del Consiglio di circoscrizione stesso. Siccome nel regolamento è prevista risposta entro 30 giorni, diciamo, volevo capire un po' se stava provvedendo, ecco, a darne risposta scritta, può darla anche orale, non è che Quando mi fa. risale l'interrogazione? Questo perché non ce l'ho qua, 1 consigliere, che giugno purtroppo. 2021. Va bene, ok, lo risponderemo. Più che altro è le attenzione alla questione, ecco, Chiedo a vedere. dico, è datata 21 maggio, però è stata protocollata il 1 giugno. Non di meno, la data ufficiale è quella del protocollo, i 30 giorni passano da lì. Quindi di conseguenza, insomma, il mio auspicio, anche per il lavoro che abbiamo fatto tutti, abbiamo coinvolto i servizi sociali, l'unità organizzativa processi partecipativi, dico, a mio avviso sarebbe, ecco, veramente un segnale che siamo in grado come circoscrizione ad attuare ciò che ci viene comunque dato come mandato. Qua siamo davanti a una questione di un mandato che ci è stato dato con la delibera di giunta. L'altro elemento, io non riscontro nell'ordine del giorno la questione, quella della programmazione semestrale che in base al nuovo regolamento dovremmo fare. Non so se deve essere inserito all'ordine del giorno o può essere tranquillamente trattato durante una seduta del mese corrente per stilare questa programmazione per quanto riguarda il rifacimento di vie e marciapiedi. Anche su questo è un mandato che ci è Ma non dato è in chiara stato detto. lettera. Prego. No, quando conclude poi rispondo. No, dico, mi sto chiedendo, siccome avevamo discusso di questo sotto l'aspetto, ecco, della programmazione semestrale, a prescindere, l'abbiamo affrontato, che non si capisce il perché si faccia riferimento a una programmazione di consiglio comunale laddove non esiste, tranne quella dei lavori pubblici, ma che sono fermi al 2018, se si deve procedere o meno a quello che è una disposizione del regolamento al decentramento. Grazie. Allora, grazie a lei. Allora, io le dico questo. Il punto all'ordine del giorno legato alla programmazione l'ho inserito. Ora sto scorrendo i punti all'ordine del giorno. Allora, il punto è 101, è scritto programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria relativi a strade e marciapiedi, decoro urbano, traffico regolare verde e decoro urbano. Quindi l'argomento Perfetto, perfetto, grazie. è No, perché non inserito. lo riscontravo? Sicuramente Lo non ha. so, l'ho inserito. Perfetto, L'argomento è il perfetto, punto grazie. 101, dopo la mozione a firma sua, l'ultima Sì, mozione. la sento, sì. Al punto 101 c'è l'argomento. L'ho inserito. Perfetto, grazie, Presidente. Oh, no, ci mancherebbe, non mi deve ringraziare, è giusto averlo inserito, lo dobbiamo inserire, fermo restando che non so questa programmazione che il tempo che trovi, perché strade e marciapiedi
Non ne fa, per adesso il comune non ne fa manutenzione ordinaria perché ancora non è stato siglato l'accordo quadro. E sugli alberi la programmazione non c'è e si lavora solamente sulle emergenze. Poi traffico veicolare, bah, non so cosa si intende per traffico veicolare. Comunque, per carità, dico, siamo in una condizione in cui è un po' difficile fare le programmazioni. E lei lo sa bene perché è un consigliere attento, è un consigliere anche, diciamo, di minoranza che giustamente fa una disamina, come dire, della situazione attuale e sa bene che in questa fase, diciamo, le attività di programmazione sono assolutamente. Un atto di pura formalità perché si lavora in questo momento sulle emergenze e ci sono servizi che non vengono erogati e lei sa bene che strade e marciapiedi per adesso non vengono erogati. Quindi io anche da questo punto di vista vorrei capire, no, cosa che dobbiamo programmare su strade e marciapiedi quando la RAP non li fa più, l'accordo quadro non è stato siglato e sugli alberi vi ho detto ieri che abbiamo avuto un incontro con l'assessore Marino unitamente con gli altri presidenti e la proposta dell'assessore Marino è quella di fare un'elencazione con gli interventi. Gli interventi più urgenti. Quindi io non appena avrò questo elenco da parte dell'ufficio del settore verde che riguarda l'ottava circoscrizione e che dovrebbe essere il frutto delle nostre segnalazioni, delle nostre proposte, ve lo sottoporrò e faremo una scrematura delle proposte da contemplare, delle proposte da levare o da inserire nuovamente. E vi ho detto pure che la proposta riguarda interventi da qui fino a dicembre. E riguarderà alberi sempre verdi, quindi alberi che non sono, non, diciamo, che possono essere potati in primavera, in estate, in autunno, fino a dicembre. E poi, comunque, il punto numero 101 c'è. Sull'interrogazione risponderemo. Per quanto riguarda il question time su Via San Martino, lo sto aprendo ora. E poi, rispetto agli argomenti che mi avete sottoposto, allora, la questione del Borgo Vecchio, credo che il consigliere Schembri confermi quanto io diciamo, ho anche detto, cioè che c'è una mancata diciamo, attitudine da parte di molti all'interno di questo quartiere a fare la raccolta differenziata. Le cause le conosciamo e purtroppo non le si vuole affrontare, non si vuole prendere il toro per le corna da parte dell'amministrazione comunale. Per quanto riguarda Via Albanese, ci sono dei disservizi su Via Albanese, li chiederemo, però in generale, al di là della Via Albanese, nel cuore del Borgo Vecchio, ci sono delle discariche a cielo aperto. Piazza della Pace, la ricorda del consigliere Schembri, via Ximenes, angolo via D'Alia, via Gervasi, via della Cera, insomma, più via Principe di Scordia, accanto alla scuola, l'ex asilo Parisi. Ci sono decine e decine di discariche che sono al Borgo Vecchio, persino a Piazza della Pace, laddove c'è un centro di raccolta, ci sono le discariche. Basterebbe differenziare plastica, carta e vetro, attraversare la strada, andare a Piazza della Pace e conferire la plastica, la carta e il vetro. E invece, come per magia, di fronte al centro della raccolta c'è una discarica di rifiuti indifferenziati. Che vi devo dire? Questa è la fotografia della realtà che si vive in questa realtà. E non sto dicendo nulla di nuovo perché la conoscete voi, la realtà come la conosco io, perché girate
per il quartiere e quindi non vi dico nulla, non vi dico nulla di nuovo. A fronte poi ovviamente di assenza di controlli da parte della Polizia Municipale. Per quanto riguarda l'intervento su via Autonomia Siciliana, in questo slargo che vi è tra la via Autonomia Siciliana, largo La Loggia, via Morselli, via D'Amelio, l'intervento è stato un intervento realizzato in corso d'opera dal COIME. Noi non eravamo, diciamo, informati di questo intervento da parte dell'amministrazione comunale, ma di questo, diciamo, non mi stupisco. Presidente, scusi se la interrompo, un vasetto diciamo, perché lì ci devono fare la commemorazione di Paolo Borsellino, perché purtroppo bisogna dirle queste cose, è inutile che ci nascondiamo. Se lì non fosse morto disgraziatamente Paolo Borsellino, quel Non pezzo di facciamo marciapiede non polemiche, sarebbe mai stato consigliere. fatto. Presidente, no, non No. diciamole, come se il Giro d'Italia non fosse passato da Via Libertà, la strada non l'avrebbero fatta. Cioè, auguriamoci che Consigliere. il Papa passi da Via Pacinotti, così lo stesso intervento lo faranno pure lì. E che cosa dobbiamo dire, Presidente? Diciamo la Non è verità. facile, Il COIME che non Presidente. funziona, stranamente ora funziona. E fa un marciapiede. Allora, Presidente, consigliere Presidente. Schetti, io ho risposto a un... Allora, non è facile, però, messi mettere nei miei No, ma panni. io non lo sto facendo, non sto facendo un appunto a lei, Presidente. Io faccio un appunto all'amministrazione comunale. Lei so che la pensa come me. Io lo No, so che lei la pensa come allora, io non sto entrando su quest'ordine di idee. Io stavo facendo stavo rispondendo a una domanda del consigliere, a una comunicazione del consigliere Longo. Allora, stavo dicendo che questo intervento è partito una settimana fa, è un intervento che è in corso d'opera. Le maestranze sono quelle del COIME. L'intervento è fino al 20 di luglio perché affissa un'ordinanza dell'ufficio traffico che ha come data ultima quella del 20 di luglio. Quindi io immagino che i lavori dovranno essere completati entro quella data. Da quando, diciamo, dall'ordinanza che io ho letto, non c'è un vero e proprio progetto. C'è uno schizzo che non si capisce bene se poi è dettagliato oppure no, penso proprio di no. Quindi staremo a vedere. Quello che posso dire è che questo intervento non ci è stato comunicato. Io più volte ho chiesto al settore verde di, come dire, insieme con la RAP, quando la RAP gestiva ancora le sette marciapiedi, di provvedere alla manutenzione di quest'aiuola spartitraffico, cosa che non è stata fatta. Poi persone più influenti di me sono riuscite a farlo fare, bontà loro, li ringraziamo per questo intervento che stanno facendo. Questo, diciamo, questo progetto che lei ci ha fatto vedere è un progetto fatto ora perché prevede due pini, perché fino alla scorsa settimana i pini erano tre. Quindi, ammesso che il comune non abbia già previsto l'abbattimento del pino, questo progetto è un progetto che non è contenuto nell'ordinanza. Ovviamente la mia è una domanda retorica perché il comune non aveva previsto l'abbattimento del pino, è stato un abbattimento preso dalla sera alla mattina. Io ho chiesto le motivazioni per le quali è stato abbattuto questo pino e l'amministrazione dovrà spiegare e fornire diciamo, chiarimenti per questo provvedimento, perché giustamente i cittadini chiedono informazioni anche alla circoscrizione sui motivi per i quali dalla sera alla mattina un pino viene abbattuto. Era malato, era pericolante, era un albero che non poteva essere salvato. Ce lo mettessero per iscritto, non fosse altro per avere qualcosa, una pezza d'appoggio per dare una risposta ai cittadini che giustamente chiedono spiegazioni rispetto a un provvedimento così drastico e radicale. Quindi questo intervento immagino sia finalizzato per come dire, liberare finalmente questa aiuola da questa pavimentazione, quindi di renderla il più possibile
verde, così come si vede in questo rendering. Mi auguro che poi verrà curato e mantenuto. Mi auguro che venga anche messa, come dire, ulteriore vegetazione, perché quel pino si trovava proprio al centro dell'aiuola, quindi diciamo anche dal punto di vista del, diciamo, visivo si nota uno spazio vuoto da colmare tra un pino e l'altro. Quindi io mi auguro che l'amministrazione, io ho avuto rassicurazioni anche dal settore verde, che stanno cercando di contattare la forestale, insomma, cercando di mettere un nuovo albero al posto di quello che è stato abbattuto. Quindi i tempi immagino verranno rispettati, perché diciamo, questo è l'obiettivo dell'amministrazione, anche perché nell'ordinanza c'è scritto dall'8 al 20. Quindi io voglio credere che questo provvedimento verrà rispettato. Per quanto riguarda la potatura in via Autonomi Siciliana, se si sono fermati, evidentemente saranno andati da qualche. Io non so il motivo per il quale siano oggi siano interrotti i lavori. Posso chiedere informazioni. Purtroppo si lavora per emergenze e forse saranno stati chiamati a risolvere un'emergenza da qualche parte. Ma sicuramente. Diciamo, voglio sperare che lunedì riprendano a potare gli alberi di via Autonomia Siciliana. Vabbè, allora. A che punto sono arrivati, Presidente? A che altezza sono arrivati della via Autonomia Siciliana? Hanno fatto, credo, sì e no, 5 alberi. Quelli a ridosso della via D'Amelio, immagino. Poi si Sì. sono fermati. Oggi si sono fermati. Poi io non è che sono il capo squadra o sono il, cioè io non è che sono in videoconferenza. Stanno consegnando questa camera. Sì, la signora Conforti mi ha detto che lei deve firmare. Io devo firmare. Allora, io sono in videoconferenza. Se può aspettare un attimo. Un attimo quanto, perché io vado a fare altre consegne e chiudo gli uffici. Allora, avete sentito in diretta, devo firmare una cosa al posto degli ufficiali, degli impiegati che non ci sono. Quindi io un attimo solo, mi devo assentare, chiedo venia. Quindi vabbè, il collegamento è sempre qua, quindi invito Facciamo, casomai. sospendiamo. Sospendiamo, un attimo solo, io un attimo che levo, vabbè. Sospendiamo, ok. Chi è il segretario? Marcello, sono io, stavo scrivendo in chat, seduta sospesa alle 14:20. Benissimo. Solo che poi. Aspetta, ora lo scriviamo.
Chiedo venia, sono tornato, ma questo è il bello degli uffici durante lo smart working. E meno male che mi collego dall'ufficio, se mi collegassi da casa chissà cosa succederebbe. Vabbè, allora, dove eravamo rimasti? Io ho risposto, non mi ricordo, a una comunicazione del consigliere Longo, Palumbo, Schembri. Non so se è stato intervenendo il consigliere Schembri. Ah, chiedeva gli alberi, quali alberi hanno potato? Da via da me. Vabbè. Allora, ci sono altre comunicazioni? Presidente, mi perdoni da segretario, siccome è stata sospesa la seduta per 2 minuti, Dobbiamo richiamare l'appello. Però perché le sospensioni. lei si è allontanato, non so se si debba richiamare l'appello. Allora, il vademecum prevede che la sospensione si debba fare disconnettendosi, cioè levando l'immagine e levando il microfono, ma non credo che non l'abbia fatto. Ad ogni modo, avevamo sospeso, avevo detto in seduta che la seduta era sospesa, quindi richiamiamo l'appello. Grazie segretario per avermelo ricordato. Ma purtroppo può sfuggire. E quindi se il segretario è pronto. Ok, farò scapolare. Presenta, autorizzo la registrazione. Amore. Presente. Assente. Di Napoli. Presente. Forzinetti. Assente. Gallè. Presente. Governale. Assente. Longo. Presente. Palumbo. Presente. Romano sono io presente. Schembri. Schembri. Presente. Allora, Presidente, se non erro. Sì, l'ho sentito. Presidente, se non erro, 8 presenti, 2 assenti. Governale Forzinetti. Sì. Ok, amore presente, perché io ho sentito che diceva assente. Amore presente. Amore è presente. No, 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 poi ha risposto. Ok, va bene, perfetto, grazie. Allora, scusate, io credo di aver nominato il consigliere governale scrutatore. Mi confermate se è così? No, di Napoli. No, di Napoli avevo nominato. Chiedo venia, consigliere di Napoli. Va bene, allora sono le ore 14:26. Io dovrei anche provvedere a sviluppare alcuni argomenti che sono emersi nel corso della seduta odierna. Anche perché a poco qua l'ufficio chiuderà. Allora, se non ci sono altre comunicazioni, io darei chiusi i lavori e aggiornare il consiglio a lunedì 12. Ci sono obiezioni di sorta in merito? No, Presidente. Ok, va bene. Allora, sono le ore 14 e 27, quindi possiamo anche interrompere la registrazione e aggiornare i lavori a lunedì 12. Arrivederci.